Ladies and gentlemen, buongiorno! Bonsoir. Allora, abbiamo un nuovo concorrente. Ma sono già venuto l'ultima volta, quindi sono scusa, nuovo. Scusa, solo perché non c'ero. Comunque, mi spiace, ragazzi. Ma Dario non c'è perché è a casa, non so bene che cosa abbia, ma per ovvi motivi non è potuto venire. E i motivi sono... Beh. Esattamente. Signore e signori, notizia bomba dell'ultimo minuto. Gli scienziati hanno scoperto che usiamo soltanto il 10% del nostro cervello e, ovviamente, la parte che serve al nostro cervello per far funzionare YouTube evidentemente ha avuto qualche problema in questi giorni. Io stesso, per esempio, non so, che voi potete essermi testimoni, che non basta essere strange e quindi track 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 per far avanzare il tempo. Ho scoperto che basta andare sulla barra di avanzamento tempo, spostarla avanti di 5 minuti e vedere inizialmente e immediatamente la diretta. In poche parole, in maniera più semplice e terra a terra, vuol dire che quando iniziano le nostre puntate c'è quel problemino tecnopatico che ci sono 5 minuti di pausa. Ecco un consiglio: volete vederci, mettete la barra dopo 5 minuti, ok? Ovviamente. È più facile. Non facciamo pubblicità. No, pubblicità occulta, niente, neanche assolutamente per sogno. Assolutamente però, no. Allora ragazzi, siamo tutti qui. Esatto. Riuniti per cosa? Riuniti per un motivo che non si sa in realtà. Non sappiamo di cosa parlare oggi e quindi abbiamo portato degli oggettini a casa. Sì, diciamo che oggi ci trovavamo qui per caso stamattina, non sapevamo che fare, diciamo. E siamo venuti qua. E Francesco ha rubato una cosa, falla vedere Francesco. Quale cosa? Beh, quale cosa? Quale cosa? Sì, quella cosa. Quella cosa. Quale cosa? È il martello. Quale martello? Forza, tiralo fuori, su! Dai! Ah, questo! Ricorda questo. Quanto l'hai che pagato. Solo un amante Marvel può capire cos'è questo martello. È un martello da idraulico, tutto normale. E certo, infatti vado lì con i chiodi. Pam! No, infatti, questo uno di quei martelli da portare a scuola, molto utile, soprattutto con i professori. Esatto, specialmente sto martello ha un potere molto, molto utile. Che gli permette di essere distrutto nei primi 10 minuti di film. Non è giusto! Comunque. A parte gli spoiler, è esattamente quello che succederà nel nuovo film della Marvel, Thor Ragnarok! E non The Dark World, come stavamo erroneamente dicendo in vacanza. Continuiamo a dire Ragnarok, Dark World, ma non importa. Dicono Ragnarok, esatto. Vabbè, Ragnarok, il birignao della battuta. Evidentemente ci sarà Spider-Man nel nuovo film. Che oh, cavolo. Comunque, dicevamo, sei un babbeo, birbone. Ad ogni modo, Francesco ovviamente perderà il suo martello durante la ripresa del film. E mi dispiace. Comunque, credo che abbiamo tutti qualcosa da dire oggi. Sì. Abbiamo un programma, una lista bella in mente. Sì. In realtà, no. No. Però cioè, abbiamo dato degli oggettini. Come questi qui, per esempio, che abbiamo qua in sala in questo preciso istante. Che oggi abbiamo portato un bel po' di cose da mostrare al nostro pubblico. Sì. Allora, facebookiano. Cosa in assoluto. Si è mosso! Tutto normale? Sono i viaggi. Parleremo prima di tutto del problema barra piacere che deriva dal viaggio. Il viaggio, allora, che può essere di tante cose, di scoperta, di lavoro, divertimento, divertimento, di piacere, di piacere, sì. Che è divertimento la stessa che cosa. Vorrei dire una cosa, se posso. Non puoi. Mandateci un messaggio su WhatsApp dicendo quali sono i vostri viaggi esattamente qua sopra. Al 375-551-7625. Non è difficile, non è difficile. Mandateci i vostri messaggi. Esattamente. Infatti. Ad ogni modo, signori, parliamo del viaggio. A cosa serve viaggiare, secondo te? Per staccare dal mondo, dal continuo... Messaggio! Eccolo! Attenzione! Tempo zero, ecco, muovo. E chi è? Allora, Franco Cigliola, lo salutiamo. Ciao. Buongiorno, ciao. Allora, momento, ok. Ciao ragazzi, bocca al lupo, grazie per il programma, mi piacerebbe vedervi in diretta, anche da Taranto. Della Puglia, Taranto, e me, e della Puglia, e della Puglia, me. Un abbraccio da Franco, grazie. Grazie Franco, guarda.
Salutaci la Puglia, salutaci Taranto. Anche perché ecco, appunto di viaggi si va si anche in Puglia. Taranto si parla comunque, e non solo extracontinentali, anche all'interno dell'Italia, esatto. Che è bellissimo tutto quanto, anche se ultimamente... Ma la Puglia sta in Italia? E certo, appunto, quello che ho anche se ultimamente, purtroppo, stiamo passando un brutto periodo, almeno esatto. Qui al nord. Guardate tutti gli incendi che stanno esatto. succedendo. Quindi io propongo di salutare i nostri amici della Val di Susa, di Cumiana, di tutti i nostri amici che ci seguono di altre paesi città. Che sono stati colpiti da questa terribile catastrofe. Esatto. E non e vi stiamo vicini, purtroppo però noi non possiamo fare altro che non esprimervi le nostre condoglianze, anche esatto. perché da qui possiamo soltanto far girare la voce, esatto. se non è già stata fatta girare, se qualcuno mm-hmm. già non lo sapesse, però purtroppo sono cose che succedono. Sì, è madre natura che si scatena oppure un ignorante lì sì. che va lì. Oh, che bello. Vabbè, fuoco. A parte parlare come di nell'effetto cose farfalla, signore e signori, le più piccole cose, anzi, si parte dalle più piccole cose per arrivare poi alle più grandi. Un piccolo fiammifero può causare un incendio. Esatto, una distruzione incredibile. Torno sulla questione viaggi. Dicevamo, Francesco ha già detto teoricamente per cosa è lui viaggiare. Tu invece non cosa capito, ne pensi? Cioè, ripeti per favore. Per staccare. Per staccare dal mondo che lo circonda, ovviamente, esatto. molti lo fanno. Tu per invece... vedere cose nuove. Esatto, è proprio quello il mio punto di vista, ovvero vedere le cose da un diverso punto di vista. Il proprio. Esatto. Il proprio, ma anche quello degli altri, anche perché viaggiando si impara e non serve soltanto la scuola, anche perché quello che impari a scuola è utile per la vita, però se acquisisci esperienza da solo, se viaggi, se vedi molte cose, diciamo che è molto utile. E poi, se ci fosse il nostro amico Dario, potremmo parlare purtroppo. Esatto, guardate lì il mio nome. Anzi, qua. Perfetto. Mancava qualcosa. Esatto. Non prende qua. Comunque, se ci fosse il nostro amico Dario, potremmo parlare del nostro viaggio, a cui Francesco non ha voluto partecipare. No, in realtà... Giusto? No, prova a spiegarmi. In realtà Francesco non ha potuto partecipare perché è già stato in America. Esatto. Stati Uniti d'America, New York, Manhattan. Che... La terra dei grandi film, degli hamburger. E di Trump. E delle armi, anche Trump. Di quelle. Sì, che esatto. Che io ho saputo da poco su Facebook. L'hai incontrato? L'hai conosciuto? Gli hai stretto la mano? L'abbiamo conosciuto anche Trump. A Trump. No. Che ho saputo da Facebook qualche giorno fa. Cosa? Che gli ovetti Kinder in America sono stati illegali. Resi illegali? Esatto. Perché? Invece le armi invece no. Quindi, come? Evidentemente, signori, i casi sono due. O il coniglietto di Pasqua è un terrorista e compra gli ovetti di Pasqua semplicemente per far boom boom, oppure semplicemente c'è dentro qualcosa gli ovetti che non di quadra. Ma dentro gli ovetti Kinder ce l'ha una sorpresa un po' esplosiva. Letteralmente lì puoi comprare le armi e non armi tipo pistole, ma proprio vere armi da guerra. Esatto. Sono andato a vedermi in qualche sito così a caso, a parte che hanno un costo elevato, ma basta che i soldi te li puoi prendere. Così a caso, fra parentesi, esatto. Anche perché non è che girando su internet ci arrivi per caso. Comunque. Cioè scrivi G, guerra, armi America. Beh, ad ogni modo è vero, purtroppo anche questo è vero. Le armi stanno diventando ai giorni nostri sempre più accessibili esatto. e le armi non riescono a portare altro che distruzione e esatto. morte. Purtroppo. Se invece si riuscisse a pensare prima di premere il grilletto, sarebbe una cosa buona per tutti. Mm-hmm. Anche perché credo che ne abbiamo avuto abbastanza. E se la storia ci insegna che l'uomo non è in grado di fare altro che guerra, perché siamo ancora qua? Esatto. Ad ogni modo, questo Vabbè. Dimostra che possiamo anche fare del bene. Non è vero che sappiamo fare solo la guerra. Sappiamo anche aiutare i poveri, aiutare... Le vecchiette, i bambini... Sì, ma a parte quello, le persone che hanno veramente bisogno di aiuto. I cani, che cavolo ne so, gli animali, i regni animali. Ma a questo punto credo che ci stiamo allontanando un po' troppo dal discorso. Non solo questo nei viaggi. Esatto. Ecco. In America. Beh, però intanto, cioè, stiamo parlando di argomenti molto Quello pesanti. È vero, naturalmente. E non è che non ce ne freghi nulla, insomma, esatto. però purtroppo... Però sono argomenti un po' delicati. Già, esatto. E ne parleremo magari in un'altra puntata, esatto. se voi volete, signori. Qualcuno vuole? Oppure mandateci un messaggio qua sopra. Qua sopra, qua sopra. Là.
No, là. Qua, là, laggiù. Qua dove c'è il cassetto. Qua dove c'è il cassetto. Qua sopra. Esatto. Comunque, signori, se volete, aprite il cassetto dell'ognomo e guardateci dentro. Magari ci trovate anche qualcosa che avete perso. È bello oriato. Magari gli occhiali. Tutte le volte che... occhiali o qualcosa che non trovate più. O un argomento, per esempio, a scelta. Non è vero, Fra? A scelta, non esatto. È vero, Fra? Io mi sto trovando alquanto a disagio. Ma cosa hai portato? Esatto. Ad ogni modo, Francesco, tu cosa hai visto in America che noi non abbiamo visto? Perché noi siamo stati all'Empire State Building. Bello. Signori, c'è stato un passaggio di testimone. Nel senso, abbiamo portato la Monata Onidiana a New York. È stato però bellissimo. Effettivamente la possiamo portare un po' di Torino a New York. Sì. Certo, noi siamo di Torino. Voi siete di Torino, più che altro. Io vengo da tutt'altra parte. Ma io mentalità sono un po' meridionale. Ah, ma mentalità è un altro discorso. Tu teoricamente potresti anche parlarlo napoletano, non è vero, Fra? Io parlo napoletano. Napoletano mi piace. Quindi Francesco, da adesso in poi per il resto della puntata parlerai in napoletano. No, ma come? Io parlo in tedesco. Comunque, vedo che la nostra conversazione si sta tornando sulla questione America. America, ma non solo. Esatto. C'è anche l'Alaska, c'è il Canada, c'è la Russia. Canada. La Cina, il Canada, il Giappone. Sì. Che porca miseria, il Canada in questi ultimi tempi ha avuto un flusso migratorio incredibile. Trump non incluso. Non vogliamo parlare di politica, ma Trump! Esatto. Sì. Vabbè, ad ogni modo, quel grand'uomo... non possiamo dire altro, purtroppo. Sì. Anche perché non è l'argomento di oggi. Esatto. Sì. Piuttosto... ho avuto modo di notare... Se volessimo parlare di politica... Sì. Se... io non ci sarò. Neanche io. Evidentemente ci sarò soltanto io. Comunque, ho notato che durante i miei viaggi sono stato, per esempio, pochi giorni fa in Francia. La Francoise. La Francoise. Anche noi siamo stati in Francia molti anni fa. Sì, ma io ci sono stato recentemente. E ho visto su una rivista che ho trovato al McDonald's... McDonald's francese, pubblicità non inclusa, esatto. Anche perché boh, vabbè. Ho trovato una rivista che parlava di Thor Ragnarok. Quindi, porca miseria, ragazzi, è famoso in tutto il mondo, la Marvel è famosa in tutto il mondo. Infatti. E viaggiando potremmo anche riconoscere che molte cose che sono presenti da noi qui in Italia possono anche trovare un effettivo tipo riscontro. adesso non mi ricordo bene. Adesso non so dove, ma c'era una statua, l'avete vista forse? Una statua di Capitan America. Sì, questa dove la era? Raccontare praticamente. Già. Io, Andrea, Giuseppe e... che salutiamo, Giuseppe, ciao. Dai, abbiamo provato a cercare per tutta Brooklyn, il parco, la statua di Cap e risultato non abbiamo trovato niente. Perché penso che quel momento era da tutt'altra parte del mondo. Ecco, visto che siamo a tema Marvel e anche in tema Francia, ho scoperto che... In realtà eravamo discussione... Cioè... No, adesso che siamo entrati in tema Francia... Viaggio, ma va bene lo Francia, stesso. Marvel, e se quel maledetto la prossima volta non ce la fa trovare la statua di Capitan America, io... Ad ogni modo, non è stata l'ultima cosa che abbiamo visto. Vai, esatto. Giusto? Giusto. Anche perché... Come stavo giusto dicendo, si può ritrovare un effettivo riscontro di tutti gli altri paesi del mondo nel nostro. È un po' una sorta di imprinting. Noi diamo qualcosa a loro e loro danno qualcosa a noi. Noi in Italia siamo stati colonizzatori del mondo. I romani, per esempio, ve lo ricordate? Perché sminuire con piccoli ragionamenti le gesta di grandi eroi, come diceva un tale? Credo fosse Goethe, ragazzi. Voi che ne dite? Che? Ok, perfetto. Intanto in mezzo all'ignoranza. Comunque, dicevi sul tuo viaggio in Francia? Dicevo. E ho visto un sacco di cose. Per esempio, sono andato a Reims, dove c'era il... Non so se fosse un sepolcro o una... Comunque era una chiesa in onore di Giovanna d'Arco, che tutti voi ovviamente conoscete, vero? Sì. Ecco, almeno quello. E era un edificio non molto bello a vedersi, per esempio da dentro era completamente diverso, fuori invece era una catapecchia, sembrava la capanna di una strega. E lì effettivamente mi ha fatto un po' pensare, anche perché molte persone nel passato venivano condannate ingiustamente come streghe
E Giovanna d'Arco, povera lei, poteva essere quella che era più considerata come tale, anche perché ve la immaginate una donna alla guida di un esercito a quei tempi dove le donne stavano sempre sole in casa a filare la lana ticche 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 tutto il giorno e a accudire i bambini. Però diciamo che è un'ingiustizia, per qualunque motivo lo vogliamo vedere, è pur sempre un'ingiustizia. E i francesi, in più in quei tempi c'era una mentalità proprio. Sì, esatto. E i francesi, per onorare la sua memoria, quindi hanno deciso di erigerle una specie di santuario, che è quello che sono andato a vedere io, e all'interno è molto bello. In Francia, per esempio, ci sono delle vetrate pazzesche. Notre Dame de Paris, ci sono praticamente Notre Dame, ragazzi. Voi pensate a quella di Parigi, però in realtà è dappertutto. C'era Notre Dame a Reims, c'era Notre Dame a Parigi, appunto, c'era Notre Dame a Cannes, è ovunque quella chiesa, e non la cattedrale, ma la chiesa. Ad ogni modo, parlando sempre di chiesa e di religione, più che altro, noi abbiamo fatto della Marvel una religione. Infatti. Esatto. Giusto? Infatti. Esatto. Santor, Santor, no, soprattutto Santo Stelli. Santo Stelli. Che sta lì. Che Stelli, lo ricordiamo, che è il padre fondatore della Marvel. E non George Washington, non confondiamoci. È il George Washington della Marvel. E per chi volesse sapere chi è Stelli, basta che andate a vedere uno di qualsiasi film Marvel e vedete sto tipo che fa i cameo più belli della storia. Esatto. E sono delle perle della torta. Cosa le perle. La ciliegia è una torta, la perla ti spacchi il dente. Non lo so, ma è proprio per... Sì, vabbè, uniamo due proverbi. Vabbè, non importa. Diciamo che in questo periodo la Marvel sta avendo un lascito incredibile. Ci sta lasciando un'eredità assurda, anche perché con Infinity War, che sta per arrivare... il 4. Esatto, molti degli attori che sono tuttora presenti se ne andranno per sempre. Sì. E non li rivedremo mai più. È una cosa assurda, vedremo ragazzi. in altri film, ovvio, ma non più nei film Marvel. È una cosa veramente assurda. No, magari li vedremo, ma non in quei ruoli in cui siamo abituati. E questo vuol dire che probabilmente molti moriranno. Purtroppo. Può anche essere vero, come no, prendetela con le pinze questa cosa che vi ho appena detto, pinze e guanti da fornace. Però, che vi devo dire ragazzi, dovranno pur trovare un modo per non farli più intanto apparire. Intanto ricordiamo, mandateci qualche messaggio qui. Esatto. So che ridendo e sterminando, ancora un messaggio, la scorsa volta siamo stati inondati di... È la maledizione di Andrea Negro. Cosa? Aspetta, che state parlando? Quale maledizione? Allora, settimana scorsa siamo stati praticamente inondati di messaggi. E oggi solo uno, vi prego. Vabbè, già da Taranto. Esatto. Viviamo con quelli noi. Dall'altra parte dell'Italia. Purtroppo ragazzi... Ascoltateci, sono le 10 di mattina, le 10:17:47, c'è l'orologio lì sotto, quindi signori, siamo stanchi, siamo tutto, non siamo molto bravi come attori, come sto dicendo precedentemente. Esatto. E tutto quello che sto dicendo adesso lo sto praticamente improvvisando sul momento, non c'è alcun copione scritto. Quello che sentite da noi proviene da noi e da noi soltanto. No, c'è un copione, ma è proprio, non si vede, infatti quello diciamo. Sì, vabbè, sì, fate là fuori, nella nostra testa più che altro, sì. Giusto, Fran? Aspetta, non era la mia battuta, aspetta, cosa c'è scritto? Francesco sorride e annuisce. Mm-hmm. Andrea lo manda a quel paese. Ad ogni modo. Beep. Vabbè, continuiamo con l'alfabeto e tutto quanto. Però, signori, mi sa che dobbiamo dare una svolta al tutto. E sempre parlando di viaggi, noi passiamo da viaggi a Marvel e tutto quanto. In una velocità assurda. Perché la Marvel ci piace. La Marvel ci piace. Sì, è il centro stereogeno del nostro gruppo chimico. E voi non sapete niente perché siete ignoranti. Come bestie, ma ignoranti. Esatto. Comunque, beata l'ignoranza, ragazzi. Infatti. Ora ho una domanda per voi. Vai. Bene, vai. Che viaggi avete fatto? Sia fuori che dentro l'Italia. Non so se riuscite a vederlo, questo. Si vede la mia mano. Esatto, si è vista la mia mano per 3 secondi lì in faccia. Ok, vai ora. Questo qui. Allora, questo l'ho preso in Polonia. Signore e signori, sono stato pure lì. Polonia che... Signore e signori, Andrea Negro è stato lì. Vabbè, ad ogni modo. Diciamo che la Polonia noi la vediamo per...
I viaggi servono anche a smantellare i cosiddetti pregiudizi. Per esempio, voi non immaginate quante persone ho incontrato sia in Polonia che in Francia che non appena hanno scoperto che ero italiano mi hanno chiesto se era vero che stavamo tutto il giorno attaccati alla pizza e al mandolino. Il mandolino. Messaggio! Oh ragazzi, San Mandolino ci ha mandato un messaggio. San Mandolino, ti interessa. San Mandolino. Ok, aspetta che devo ancora capire com'è che... Oh, attenzione. Allora, un saluto particolare al mio grande amico Gnomo Spirino, da MKG Mirko Sentimenti, il cantautopittore dell'ovalese. No ragazzi, cavolo, sto cercando lo gnomo, non lo vedo. Il cantautopittore dell'ovadese. Riuscirò a dirlo. Ricordo la mia serata no Halloween il 31 presso la Cirimella. La Cirimilla di Lerma. Un abbraccio e a presto Mirko. Quindi si è fatto anche pubblicità questo qua. Però in aspetta, più ci ha mandato una Halloween foto. Non vuol dire niente Halloween. Guarda il 31. Il 31. Vabbè, una serata a tema. In più ci ha mandato una foto che purtroppo non posso far vedere. Già, fa vedere. E lui, no? Ok, signore e signori, ci dicono dalla regia che dobbiamo fermarci, ci fanno il tempo. Manco fossimo una partita vi di vi aspettiamo dopo perché adesso c'è la pubblicità, rimanete con noi. E dopo esatto. Vi parlerò della Polonia. Ciao! A dopo! Basta! Ciao a tutti! Ragazzi, ho fatto un sogno assurdo mentre c'era la pubblicità. Abbiamo ricevuto dei messaggi. Sì, esatto. Allora, abbiamo ricevuto dei messaggi da Angela. Aspetta, cioè? Adesso ve la leggo. Da Angela. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Vi auguro una bellissima e divertente giornata. Grazie. Angela.
Ciao Angela. Ciao Angela, e grazie per aver telefonato, come lo chiamo, messaggiato. No, che vorrei ricordare, vabbè, di mandare il messaggio al 375-551-7625. Esatto, ma in più di firmare, perché l'altra volta ci sono arrivati dei messaggi un po' su dicendo salutatemi i miei figli, Danilo, Sì, praticamente salutateci tutta la famiglia. Esatto. Mamma mia. Comunque, vabbè, stavamo dicendo dei viaggi. Tu hai detto... Ho visto Crudelia Lemon poco fa, lì, in radio. L'avete visto, no? Ah, la che... La copertina leopardata e tutto quanto. Esatto, quello è un nuovo spettacolo di dove c'è Antonio Cranco. Cracco, il cellulare. Cranco. Ok. Che vorrei ricordarvi di quanto sia importante andare a teatro. Il teatro è una cosa meravigliosa. Bellissima, stupenda. E me lo sto facendo proprio, lo sto capendo in questi giorni che sto andando al teatro Erba a fare un corso. E mi dicono sempre, è bello andare a teatro. Ma... avrei voglia di andare a teatro, ma non ho mai tempo, purtroppo. Esattamente, Francesco. Ad ogni modo, signore e signori, stavamo parlando di viaggi. Quindi, vabbè, stavo dicendo Andrea Negro, che viaggia ha fatto. Esatto. In pratica, in Polonia, i nostri pregiudizi sulla Polonia è bevono tanto e guidano male. Invece ho scoperto che... È tutto vero. Ma il contrario. No. Allora, bere... in pratica me l'hanno raccontato il perché della leggenda del bevono tanto. Il fatto è un po' come in Russia, lì fa freddo e in qualche modo devono pur scaldarsi. Oltre a prendere pellicce, ai tempi, adesso non si prendono più le pellicce. Io ritengo che sia una pratica assolutamente disumana. E comunque... e bevevano anche alcol per riscaldarsi, ed è quello che fanno tuttora, anche perché non potete immaginare quanto ce n'era in quei negozi. Non ho preso nulla, ovviamente, però... Alcolista! La birra costava tipo 40 centesimi a mezzo litro. Signore e signori, non vorrei fare pubblicità alla Polonia, però lo zloty però... è 4 volte più debole dell'euro. Adesso facciamo lezioni di cose europee. E un'altra cosa che ho scoperto è stata la mia gita in Parlamento, in Francia. Passo dalla Polonia, in Francia, da... Perché sei stato in Polonia e in Francia, esatto. E a Bruxelles, cioè in Parlamento europeo. Hai mangiato i tipici cavoletti di Bruxelles? No, non esattamente. Ad ogni modo, signore e signori, ho scoperto che l'Europa, in quanto tale, comprendeva all'inizio, era stata creata soltanto per due stati, la Germania e la Francia, per un motivo molto semplice. I soldi, money. Ad ogni modo, signori, c'erano due bacini minerari dell'Alsazia e della Lorena, che i patti d'acciaio, ve li ricordate, no? Quelli stretti fra l'Italia e la Germania. Perché erano stati siglati? Perché d'acciaio, secondo voi? Perché nelle zone della Germania c'era molto minerale e l'Italia aveva bisogno di ricostruire, come tutti gli altri paesi dell'Europa, dopo la Grande Guerra, ovvero la Prima Guerra Mondiale. Quindi, lì, a Bruxelles, ci hanno spiegato come l'Europa si è andata a generare. C'erano questi due stati che volevano accaparrarsi queste due colonie minerarie, non più colonie, ma comunque stati appartenenti sia alla Germania che alla Francia, e hanno detto, ma invece di combatterci per accaparrarceli, perché non li condividiamo fra tutti? E così è nata l'idea. Un attimo di bontà. Un attimo di bontà, esatto, che ha portato alla creazione del nostro Stato, ovvero dell'Unione Europea, che non soltanto è stata stabilita a livello monetario, ma ha stabilito una pace che è durata dalla Seconda Guerra Mondiale a finora, più o meno, perché di guerra non ce ne sono più state, o almeno all'interno dell'Unione Europea, per molto tempo. Quindi, signore e signori, per me l'Unione Europea è una delle cose migliori che siamo stati in grado di inventarci. E indovinate un po' chi è stato a... Aio, chiamata! Oh, chi è? Chiamata, un momento, devo scoprire... Che è colui che sta chiamando? Vado, signore e signori. Buongiorno. Pronto. Aspetta, che cosa è successo? No, un momento, tocca impostazione. No, aspetta.
È il bello della diretta, è il bello della diretta. Abbiamo qualche problema tecnico. È una chiamata persa, non sono riuscito perché non riesco... Francesco, hai chiuso la chiamata, sei un maledetto! Ma cosa? Hai detto Birbo. Esatto, Birbo. Oh, io non so usare gli iPhone. Gli iPhone. Come on. Ma cosa c'è? Allora, aspetta, è arrivato un messaggio. Ok, perfetto, sentiamo il messaggio. Che... un momento, devo capire. Adesso chat, chiamata persa. Vabbè, chiamata persa. Signori, chiamata persa. Ci sono cose che capitano. Oh, eccolo. Vai. Accetta. Aspetta. Viva voce. Pronto? Salve. Pronto. Con chi parlo? Parla con Francesco. Parla con un idiota. Posso cantare una canzone, Francesco? No! Ma sì, va bene. Pure, basta che non sia niente di volgare, signor alieno. Come? No. Pronto? Benissimo. Sì, canta pure. Avvicina al microfono. Sì, può cantare, puoi cantare. Ehi tu, Francesco, che stai lassù sulle montagne, vai a raccogliere le castagne. Mi piace. Le castagne. E tu, Francesco, che stai lassù sulle alte cime, vai a raccoglierti le alpine per donarle al primo amore. grazie. Signori, abbiamo avuto un canzone dedicata a Francesco, bellissima. Nuovo video di Mamela. Ragazzi, un applauso. Aspetta, dica. Saluta tutti gli amici da parte di MKG Sentimenti dal Monferrato. Va bene. Ciao. Ciao. Saluto a tutti. Ciao. Ti invitiamo in radio. Magari riusciamo a trovarlo, lo andiamo a cercare. Per me venire da voi. Sì. Grazie mille, un saluto al mio grande amico Nioma Aspirino. E te lo saluto con grandissimo piacere. Ci può vedere comunque perché è fuori dai limiti delle nostre possibilità. Ciao. Oh, signore e signori, siamo riusciti la a fare la nostra prima chiamata. Esatto, signori, bellissimo, signori. Memorabile. Un intervento migliore di tutti quelli che abbiamo fatto finora, a quanto pare. Sì. Perché... no, ma se posso messaggio! Dire... È vero. Allora, Elena, una certa Elena. Elena chi? Grazie ragazzi del ripasso per mio figlio che sta studiando proprio l'Unione Europea, almeno ripassa un po' con voi e lascia stare me. Elena. Alla faccia! Ma io se posso dire, posso dire una cosa, Andrea Negro... For president. Ragazzi, comunque voi lo sapete, ma io sono il Trump delle fate. ma meno biondo. Meno biondo. E con i capelli lunghi. E i capelli veri soprattutto. Non vabbè, giallo, arancione un po' lo sei. Sì. Cosa vuoi dire, Fra? Ad ogni modo, signore e signori, vedo che abbiamo ricevuto già la nostra prima chiamata. Mamma mia, il messaggio. Vedete come il caso a volte faccia piacere. Comunque. Però ricorda. Che il caso non esiste. Siamo noi che lo facciamo, sì, esatto. Abbiamo comunque... il potere di cambiarlo. Allora, Bando le ciance. Allora, Andrea Paletto, che viaggio hai fatto? A casa. Bene, da salotto alla camera da letto. Scherzo, Monaco. No, ma che? Ma che? Dal frigo alla camera da letto al salotto. No. Esatto, tre viaggi. Il triangolo delle Bermuda. Esatto. Perché lui l'ha fatto in Bermuda. Esatto. In ogni modo, signore e signori, Andrea voleva parlare di un argomento molto interessante. Aspetta, dovevo dire io una cosa. No! Dei viaggi che avevo fatto. Tu non hai fatto viaggi. Allora, sono andato a Monaco di Baviera, Germania. Per la cronaca lì bevono più birra che acqua. Anzi, letteralmente tra un po' hanno i rubinetti di birra, non di acqua. Nozione scientifica. Mentre l'essere umano normale è composto dal 60% di acqua, quelli di Monaco sono composti dal 90% birra. E infatti, una cosa molto bella questa cosa. Comunque, dicevi tu. Allora, io ho fatto una lista lunga come un treno. Viaggio in America. Allora, viaggio a New York. Bellissima esperienza che io ci voglio ritornare. L'unico di noi. Voglio ritornarci. Poi? Poi, nelle Puglie. Andiamo a ballare in Puglia. Andiamo avanti. Poi sono stato a Roma.
A Roma! A Roma! È il paese della, tutti portano il caffè! Della carbonara! Tutte le strade portano a Roma! Esatto. Di caffè! Vabbè, sì. Poi sono stato... A Napoli! No, a Napoli, Napoli ancora no. A Napoli ancora no. Ci vuole... Cosa? I miei prossimi viaggi voglio farli tutti in meridione. Ah, è bravo Francesco, si fa una bella cultura. Milano? Poi sono stato in Croazia. Poi sono stato a in Sardegna eia. Poi sono stato a Rimini, diciamo che l'unico viaggio che ho fatto al di fuori dell'Italia è stato America, l'America. Allora, Francesco ha la capacità di essere un formidabile portasfiga, quindi non avetelo mai in viaggio. Anche perché a Rimini c'è stata una vera e propria tempesta di sabbia, giusto Francesco? Tempesta di sabbia, ma non di sabbia. Ma non di sabbia, perché c'era anche pioggia. E grandine. E uragani, e tutto quanto. Vabbè, però, però... ci siamo visti One Piece Gold. Quello sì, però il giorno dopo. O il giorno prima? No, il giorno stesso. Vabbè, non importa. Vabbè. Allora, secondo me questo argomento ormai è passato, anche perché viaggiare è importante, costruisce sia l'anima che gli occhi, che il corpo. E poi, quello che dico sempre io, alcuni dicono che viaggiare ti cambi, in un certo senso. Oppure che rimani sempre lo stesso, anche perché non cambia il tuo modo di vedere il mondo. Io penso invece che così come il sentiero viene segnato dal tuo passaggio, così il mondo ti cambia. Wow. For President, votatelo, mandateci un messaggio. No, ragazzi, devo cambiare il mio nome d'arte, non può più essere Mr. Hyde. Da adesso in poi sarà Trump delle fate e verrò qui con la parrucca gialla. Così. Mandateci un messaggio se lo volete come Presidente della Repubblica. Saluto anche le mie amiche / fate, insomma, del gruppo il Trump delle fate che ho creato io, giusto? Che c'è anche Trilli, giusto? C'è anche Trilli, ovviamente, c'è la fata smemoria, ci sono tutte. C'è Campanellino. C'è Campanellino. Ma è la stessa cosa? Non è vero! Sì, dai. È un po' come dire, il monaco buddista e il discepolo vanno alla stazione e il monaco buddista dice, vedendo il treno, ma questo è opera del demonio. E l'apprendista gli fa, ma no, è opera del governo. E il monaco gli fa, ma non è la stessa cosa? Ad ogni modo, a parte le mie battute del piffero, in inglese, for president. Prego. All'altro argomento, YouTube. Sempre quella cosa. Allora, che l'altra settimana stavamo parlando appunto di applicazioni, sì, social, esatto. Così. Quindi YouTube, sito famoso in tutto il mondo, tranne forse in Corea del Nord, sicuro, e da qualche altra parte. Mm-hmm. Quello che volevo dire è che YouTube e Facebook, in teoria, non sono per tutti. In pratica, purtroppo, lo sono. Già. E, naturalmente, vorrei aggiungere una cosuccia su YouTube e sui social. Su social. Esatto, guarda, il presidente incredibile, sono diventato Renzi. Comunque. Ad ogni modo, dai. Aggiungerei anche che Facebook e YouTube sono strumenti di divulgazione molto potenti e in quanto tale, se qualcuno su YouTube, per esempio, dice qualcosa, è abbastanza famoso, tipo George Clooney, o qualcuno come lui, anche se George Clooney in questo periodo sta avendo un brutto periodo. Infatti, ma ho sentito da poco sul telegiornale, sul telegiornale che ha donato €1 milione per qualcosa, per l'ambiente. Sì, appunto. Quindi è bravo un grande passo per l'umanità. Allora, per l'umanità, sì, per George Clooney al massimo. Esatto. Ad ogni modo, se qualcuno famoso del tipo lui, per esempio, che ne so, dice qualcosa a un'azienda, quell'azienda lì vede calare i suoi valori a picco. O altrimenti viene censurato, come potrebbe succedere a noi in questo precedente istante. Sì. Anche perché la censura esiste. Sì. Non è che noi possiamo metterci qui a insultare il primo che passa, perché poi Dio Facebook e Dio YouTube arrivano e ci fanno un sederone così. Infatti, comunque, quello che intendevo io è che sia su YouTube che su Facebook ci sono un sacco di bambini che hanno anche i canali e, diciamocelo, è un pochino
imbarazzante. Già, ma specialmente per certa loro... gente, fammi parole! Sto dicendo la mia, io non parlo da tutto il giorno. Anch'io. In realtà sto... Andrea Paletto è Surtur, ma non ditelo a nessuno. Sì. Comunque, ci sono video che speciale 0 iscritti, 10 iscritti, una visualizzazione. Il problema è che, ok, se li fanno così, vabbè, cavoli loro. Il problema è che vengono presi per il fondelli da tutta Italia e non... c'è questo problema poi che... c'è il bullismo in rete, sì. Questa roba è qua. Sì. Il punto è che teoricamente per legge dovrebbe essere passato da tutti che su YouTube non ci potrebbe stare chiunque, dovrebbero esserci solo persone maggiorenni. Eppure, caso strano, ci troviamo anche bambini che non ho nulla contro di loro, però neanche noi, essendo però... immaturi da un certo punto di vista, non hanno la capacità di vedere le cose... da adulti, insomma, non hanno la capacità di sviluppare un pensiero critico. Loro dicono tutto quello che gli passa per la testa, un po' come noi in questo momento, vorrei anche aggiungere. Sì, ma noi lo diciamo con controllo, i bambini senza un vero e proprio controllo fisico. Sì, appunto, e poi... ed è per questo che esistono i genitori e dovrebbero comunque controllare quello che fanno i loro figli, perché avere un canale su YouTube è accessibile a chiunque. Confermo. Se, e ripeto, se lo si fa nei limiti di legalità e nei limiti del decente. Sì. Esatto. Non fare come certe persone incredibili che vanno a fare cose su YouTube. Che sì. Poi il bello è che poi si lamentano se poi un altro canale YouTube li prende per il sedere. Sì. E li critica. Esatto. Anche perché questa cosa delle critiche, signore e signori, io non la capisco. Anche perché fondamentalmente, sapete fra tutte le critiche che mi sono state fatte, qual è stata quella che mi ha colpito di più in assoluto? Lo sapete voi? No. No. È stata che io, in quanto persona proprio, tendo a esagerare e a portare un concetto da così a così. Io trovo assurdo che una persona ai giorni nostri venga a dirti che è un'esagerazione, è questo, è quello lì, semplicemente per quello che pensi. Questo è un paese libero, signore e signori. Ognuno ha il diritto di pensare e di parlare esattamente come vuole. Sempre stando nei limiti di legalità e del decente, può dire tutto quello che vuole. Eppure ci sono alcuni che, sfruttando il loro potere su YouTube, la loro influenza comunque, perché sono tutti personaggi pubblici quelli che sono su YouTube, è vero, parlano di cose, fanno cose, dicono cose, per esempio, dicono se tu dici questo è marchio registrato, quindi non lo puoi fare, sì, dicono quello, bla bla bla. In effetti, soprattutto YouTube grossi tendono a essere buona parte qua a sentirsi divinità. Già, appunto. Divinità intoccabili, solo che come divinità ha detto un altro YouTuber famoso che conosciamo, già, YouTuber sono così grazie ai loro iscritti, quindi... Capite? E senza di loro queste persone qui non sarebbero nulla. Anche perché lo YouTuber, alla fine dei conti, è un pagliaccio, è un attore. E se gli togli YouTube non sa fare... A parte quello, è un pagliaccio, un attore, vero, come lo siamo anche noi, ovviamente. Però... E tra l'altro... Molti considerano YouTube come anche un lavoro. In effetti molti guadagnano. Sì. Problema è, come ha detto sempre questo nostro YouTuber famoso, YouTube non è altro che quel quarto d'ora di notorietà moltiplicato per 10 anni. Ok, fermi tutti però, perché qui si fanno citazioni per scopi di critica, sì. Ovviamente. Nessuno dei nostri discorsi a questo punto è teso a offendere o a citare nessuno, naturalmente. Quello che... si intende che YouTube alla fin fine non ti lascia niente per il lavoro vero. Esatto, ti permette di fare un'esperienza nell'ambito di registrazione, nell'ambito... puoi comunque farti un'idea di come funziona un mezzo di divulgazione, puoi diventare un influencer per un certo periodo. Esatto. Ma quella cosa non dura per sempre, niente è per sempre. Se diciamo che ogni YouTuber c'ha la sua data di scadenza e quando scade, ciao. Anche purtroppo. Se molti, scaduti già da molto tempo, continuano a fare video, ma tutto il rispetto per loro, sì. Anche se a un certo punto qualcuno potrebbe cominciare a immaginare che qualcosa ha fatto il suo corso. È esattamente come questo discorso. Anche perché, alla fin dei conti, YouTube è un ottimo mezzo di divulgazione. Esatto. Cioè... se fosse usato nella maniera giusta potrebbe essere buono per chiunque. Ma sì. Lo sapete qual è stato il primo video caricato su YouTube in assoluto? Qualcosa con i gatti? No.
è il creatore di YouTube, non proprio il creatore, uno dei tre creatori, credo, che va allo zoo assieme agli altri. E indovinate quante visualizzazioni ha? Poche. Pochissime, in realtà. Beh, pochissime. Ecco. Diciamo che ha un po' di notorietà perché sì, è il primo video, ma meno rispetto a quelli che fanno 16 milioni o 32 sì, milioni ecco, di visualizzazioni. Delle visualizzazioni. Esatto. C'è gente che fa milioni e milioni di visualizzazioni, cioè nei modi più strani, tipo un canale che fa tipo milioni di visualizzazioni grazie al fatto che con delle armi distrugge di tutto. Vabbè, quelli sono cose un po' strane, ma va bene. Sì, un po' strane e anche un pochino diseducative, se vogliamo. Però, vabbè, finché sono loro, ci sta. Ok, a se, a però vedi vabbè, che ci sono certi che fanno milioni di iscritti, sono anche delle tendenze che io mi chiedo come ci si fa a finire lì. E cosa portano? Messaggi. Si chiama clickbait, signore e signori. Aspetta. E quello è un altro discorso. Ullala, signore e signori, un messaggio da Ugo Parenti. Da Ugo Parenti che dice che la prossima puntata è l'11 novembre e ci sarà lo gnomo Aspirino. Oh, in persona. In persona. In persona perché? Per il suo compleanno. Per il suo e forse ci ottesimo sarà compleanno. Ottesimo. Ottavo. Ottavo. Ottesimo. Ottesimo. Italianizzati, bravo. Ottesimo. Per me l'italiano. Ma io e l'italiano veramente siamo una cosa. Due persone differenti. Appunto. Eppure sei nato in Italia. Lo dici anche tu. Vabbè, comunque, fosse napoletano sarebbe un'altra cosa. Giusto. Stavamo dicendo. Dunque. Stavamo dicendo. Ossiculo. Ecco, le tendenze. Cosa ci trovi? A parte domenica e lunedì che ci trovi le partite di calcio, vabbè, quello, oh beh, quello è proprio di base. Ma normalmente ci trovi tipo challenger, cosa c'è in tot, cosa c'è lì. Contenuti che io mi chiedo a noi, che ce frega di vedere questi pack opening a destra a manca. Capisco. Non so se avete notato quello che ho appena fatto poco fa, ovvero questo. Allora, se qualcuno famoso su YouTube fa questo per 30 minuti di fila, acquisisce 50 milioni di visualizzazioni e finisce in tendenza. Soldi a palate e sì, finisce in tendenza. Ho riassunto in 3 secondi l'interezza di YouTube in questo preciso istante. Adesso vedi che questo video arriva a 1 milione di visualizzazioni per colpa di... Per colpa mia. Per colpa tua. Adesso ci viene chiuso tutto la cosa negativa. Cioè, però diciamoci, la cosa, questa è la cosa brutta, però la cosa positiva è che almeno trovi anche dei contenuti di qualità. Diciamo. Quello è vero. Che tipo guide dei videogiochi che sono utili, che io videocritiche, sì, contenuti che video che ti spiegano, che ti facilitano la vita in un certo senso, sì, oppure che ne so, i video soddisfacenti, così li chiamano. Ci sono dei video su YouTube che tu li guardi e ci sono persone che fanno cose perfette, tipo tagliano la gomma tutti i giorni. Ah, è vero, io li guardo sempre, io li guardo sempre. Sono sì, qualcosa diciamo, di fantastico. Sì, che sono sempre... Buona parte sono americani, sempre. Quello ma è sono vero, troppo epici da vedere. Anche perché ci sono delle differenze enormi fra YouTube in Italia e YouTube in America. Sì, diciamo che quelli americani hanno... Ci sono 5 o 6 canali, ma anche forse di più, che hanno 1 milione di iscritti, minimo. Che, signori, se posso dire, dire una cosa... Che adesso su YouTube puoi trovare quasi, ma tutto... Cioè, ti sei saltato una puntata di quella serie TV? Ce l'è. Okay. Vabbè, però subita. Comunque, signori, purtroppo perché non possiamo continuare. E ci dicono ciao dalla ciao, regia. Ciao. Comunque abbiamo ancora il tempo per dire una cosina? Qualcosa nel caso vogliamo? Perfetto, allora, signori, parleremo del nostro ultimissimo argomento. Esatto. Cioè, per farvi i fatti nostri di quello che faremo oggi. Perché noi oggi abbiamo parlato tanto di film Marvel, ma andiamo a vedere Thor Ragnarok. E il martello è proprio... E il martello di Thor, esattamente. Oh, messaggio! Messaggio! Aspetta, no, fermi, no, tutti, finiremo, fermi, tutti, mi spiace. Un momento! Ciao ragazzi! Ciao! Che gioia vedervi! Grazie! E chi è? Grazie, siete fortissimi, Michela. Okay, Michela, grazie. Michela. No, ciao Michela! Ciao Michela, allora... Comunque, la puntata mi sa che potrebbe anche finire qui a questo punto. Purtroppo. E andiamo anche alla casa del demone, comunque, vero signori? Sì.
un posto fantastico che si trova sia a Torino. E pubblicità. Di altre città andate a cercare, quindi ciao. Comunque, signore e signori, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, come direbbe un noto youtuber, e a 10.000 like un altro episodio del cassetto dello gnomo. E Andrea ci toglie la maglietta, come dicevi tu l'altra volta. Esatto, e Andrea Negro si toglie la maglietta. Comunque, signore e signori, auf Wiedersehen. Ciao! Bye bye. Ciao. Sayonara. Buona ci dia. Vediamo a Asgard. Salam. Ciao. La carica. Sempre ciao. Parlando di viaggi. Sì, vabbè, ciao. E ciao in tutte le lingue. Ciao.